per la terza settimana di fila Topolino ha qualcosa da celebrare. Infatti, dopo aver celebrato il raggiungimento dello storico numero 3500, contestualmente con i 75 anni di zio Paperone, e dopo aver festeggiato la pubblicazione del primo numero del Topolino giornale 90 anni fa, ecco che arriva sul primo numero ufficiale del 2023 la ricorrenza dei Disney 100, ovvero i 100 anni dalla fondazione della Walt Disney Company. 100 anni della Disney, pazzesco! Come ricorda Francesca Grati, all'inizio del redazionale realizzato per l'occasione era il 16 ottobre del 1923, quando i fratelli Walt e Roy Disney fondavano la Disney Brothers Cartoon Studios, che era un studio di produzione di corti animati. La società divenne nel 1929 la Walt Disney Productions, per poi diventare nel 1986 l'attuale Walt Disney Company. Per cui questo 2023 sarà un anno di celebrazioni che in realtà, come ricorda l'articolo di Francesca Grati, sono già iniziate nel finire del 2022, con una serie di eventi, mostre ed exhibit che gireranno un po' tutto il mondo. Relativamente a Topolino e al mondo dei fumetti, però, sono state realizzate una serie di 8 storie e fumetti che reinterpretano, ambientandoli a 100 anni nel futuro rispetto alla nostra epoca, 8 corti animati storici della Disney. E si inizia sul 3503 con Fantasmi del futuro, ispirato a Lonesome Ghost del 1937. Il compito di trasformare questo corto animato in una storia futuristica è stato assegnato a Francesco Artibani per i disegni e i colori di Giovanni Legano. La serie di storie è griffata Once Upon a Mouse in the Future. Abbinare quindi una storia realizzata per l'occasione, prima di una serie tra l'altro, con un lungo articolo redazionale, anche questo realizzato appositamente, e con al centro una timeline di 2 pagine con i punti più importanti della storia della casa di produzione animata di Disney, dà la sensazione di avere finalmente, dei 3 numeri celebrativi, un numero che celebra degnamente o che quantomeno introduce in maniera degna un anno ricco di celebrazioni. Tra l'altro, guardando questa timeline, ci rendiamo anche conto come nei prossimi 15 anni ci saranno alcune tappe fondamentali che evidentemente verranno celebrate. Prima fra tutte quella del 18 novembre 1928, quando esordiva ai cinema Topolino con Steamboat Willie. 5 anni più tardi, sempre il 18 novembre, ma questa volta del 1932, veniva dato il primo Oscar alla Disney grazie alla Silly Symphony Flowers and Trees. Bisogna poi aspettare il 1937, per la precisione il 21 dicembre, per avere la premiere al cinema di Los Angeles di Biancaneve e i 7 Nani, il primo lungometraggio favolistico che diede il via a una lunga tradizione in cui gli animatori della Disney reinterpretavano favole della tradizione all'inizio occidentale, in particolare europea e poi mondiale con il corso degli anni successivi, per portarli sugli schermi e farli godere a tutti gli spettatori in una visione fantastica e magica. Altro elemento che emoziona veramente le celebrazioni che iniziano con questo 3503, le celebrazioni di coro di Disney 100, è la doppia copertina di questo 3503. Infatti, oltre alla copertina ufficiale realizzata da Giovanni Rigano, che introduce appunto la storia di apertura del numero, troviamo anche una copertina realizzata da Davide Cesarello, che basta girare il numero. Altro elemento però celebrativo è anche il fatto che questo Topolino 3503 si presenta con celebra in maniera un pochino più esplicita il traguardo dei 100 anni della Disney. Ed è anche la copertina che introduce l'articolo di Francesca Gratti che si trova appunto in questa parte. Piccola curiosità.
L'edicolante a cui storicamente mio padre si è sempre rivolto ogni settimana fino alla sua scomparsa. Per l'acquisto settimanale di Topolino, quando mi ha consegnato questo numero, mi ha dato proprio questa copertina qui, come prima copertina. Torniamo alla copertina, diciamo così, ufficiale del numero, quella di Rigano, che appunto introduce la prima storia della serie, Once Upon a Mouse in the Future. Con la storia introdotta da questa copertina, Artimani e Rigano ci conducono in una reinterpretazione futuristica, come ho detto prima, del corto classico Lonesome Ghosts, in cui troviamo Topolino, Paperino e Pippo acchiappa fantasmi. In questo caso l'essere in una topolinea del futuro in qualche modo introduce un elemento, diciamo così, di difficoltà, visto che i nostri tre acchiappa fantasmi hanno pochi clienti, visto che di fantasmi ce ne sono pochi. Un paio di considerazioni relative ai disegni di Rigano. Innanzitutto, sono molto più cartoneschi rispetto ai suoi usuali disegni, molto più in linea, per esempio, con i corti animati che sono in produzione in questo momento. Tra l'altro, il suo Paperino in questa storia lo trovo migliore rispetto al Paperino che di solito disegna normalmente. Inoltre, soprattutto nei personaggi di contorno, mi sembra che abbia preso spunto all'animazione della Warner Bros., che in qualche modo trovo non uno sconfessare la tradizione disneyana, ma come un prendere in realtà parte al continuo scambio di stili, diciamo così, tra Disney e Warner Bros., perché, diciamolo, sono le due più grandi case di produzione animate ad aver influenzato proprio questo particolare sottostile della cinematografia mondiale. La storia di ogni buon conto è decisamente molto divertente, come le altre sette storie, è stata realizzata dagli autori italiani per la distribuzione nel mercato internazionale, ribadendo ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, dell'importanza della scuola italiana all'interno del fumetto Disney internazionale. Motivo per cui mi aspetto che i 100 anni del fumetto Disney in Italia possano diventare, perché no, una ricorrenza per tutta la Disney nel mondo. Al momento non so quali corti animati verranno trasformati in storie a fumetti ambientate nel futuro, 100 anni nel futuro per la precisione, però spero che in mezzo alle sette storie che verranno ci potrà essere spazio anche a una reinterpretazione futuristica di Playing Crazy, questo perché coglierò l'occasione di questo possibile Space Crazy per parlarvi ancora una volta di scienza usando il fumetto disneyano. Arrivati a questo punto, iniziamo con la fase conclusiva del video, un pochino più lunga rispetto al solito. Innanzitutto, perché vi invito ad andare in descrizione per recuperare due interviste disneyane che abbiamo realizzato con lo spazio bianco alla Cartoonix 2022 e che sono state condotte da Andrea Bramini. E ovviamente la recensione completa del Topolino 3502 che trovate sul mio blog. Inoltre ci saranno, sperando di ricordarmi di aggiungerli di volta in volta, link ad altri contenuti relativi a questi Disney 100. Disney 100 che cercheremo di raccontarvi, e uso il plurale perché nel corso di quest'anno, proprio con Andrea Bramini, cercheremo di raccontarveli magari sulle pagine dello Spazio Bianco. A tal proposito vi do un attimo un piccolo messaggio che Andrea ha lasciato proprio per ricordare questi 100 anni Disney in un paio di minuti. Era l'ottobre del 1923 quando Walt Disney e Roy Disney fondarono il loro primo studio di animazione e da lì fu una carriera sfolgorante, dalle Alice Comedies a Oswald il Coniglio Fortunato, da Topolino, Mickey Mouse nel 1928, a Biancaneve e i Sette Nani che diede il via alla serie dei lungometraggi d'animazione, i cosiddetti classici Disney. Da lì in poi un diramarsi in tutte le zone dell'intrattenimento possibili e immaginabili, dal
videogiochi di divertimento al merchandising, dai film a tecnica mista all'animazione in CGI negli anni recenti, passando ovviamente per i fumetti Disney, che sono una branca assolutamente importante di tutto il contesto disneyano, sono stati fondamentali per delineare in maniera molto più approfondita di quello che potevano essere i cortometraggi di animazione le caratteristiche dei quelli che sono poi conosciuti come gli standard characters, quindi i principali personaggi della fucina disneyana. È stato un percorso lungo, folle se vogliamo sotto alcuni aspetti, carico di soddisfazioni, di magia, di situazioni incredibili. Io credo che la più grande eredità che la Disney possa avere collezionato nel corso di tutti questi anni è la possibilità di essere riconoscibile in qualunque sua branca, perché noi oggi usiamo un aggettivo disneyano che deriva dal cognome Disney. Disney ormai trascende il suo essere un cognome, è diventato qualcosa di più, e disneyano è la coniugazione più azzeccata di questo concetto, perché quando noi usiamo questo termine individuiamo delle caratteristiche ben precise e particolari che afferiscono a una storia, a un racconto, a un film, a un'atmosfera. Noi con disneyano pensiamo a determinate caratteristiche, e questo vuol dire che Disney era riuscito a imprimerle nella sua arte, nelle sue idee, in tutte le sue imprese in cui si era gettato. Aveva delle idee ben precise e le aveva sapute immettere in quello che realizzava. Non solo, era riuscito anche a farle comprendere e capire e condividere alle persone, spesso di grandissimo talento, che collaboravano con lui. Non solo, aggiungerei, anche tutte le persone che sono venute dopo di lui, ma che si sono trovate a lavorare all'interno della Disney, e sto pensando sicuramente agli animatori e registi dei lungometraggi di animazione che si sono succeduti anche dopo la morte di Walt, ma sto pensando anche agli artisti che hanno lavorato ai fumetti di Disney. Tutti hanno capito che cosa voleva dire disneyano, tutti hanno capito qual era il succo del discorso di quella fucina di idee che è stata la Disney. E questa è la grande eredità: avere un fulcro che dopo 100 anni è ancora ben chiaro e condivisibile, e ben consapevoli sono tutti gli artisti che a vario titolo si trovano a lavorare sui personaggi Disney o su materiale che comunque porta il marchio Disney. Io credo che questa sia una cosa fondamentale per capire tutto il contesto della Disney, sia una cosa irripetibile che non ha eguali nel mondo dell'intrattenimento, non ne ha avuti in questi 100 anni, e sarà molto difficile che ci sia qualche altra realtà che possa avere un imprinting del genere. Ritengo, proprio per questo motivo, da appassionato disneyano, che questo traguardo dei 100 anni sia effettivamente degno di essere celebrato, proprio per ricordarci di tutti questi anni di magia, di emozioni, di storie, di personaggi, di colori che hanno popolato tutte le storie, tutte le avventure, tutte le opere che si fregiano del marchio Disney. Ciao! Detto ciò, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Ricordandovi che sul mio canale, anche se mi occupo soprattutto di fumetto Disney, il mio punto di vista è leggermente diverso, visto che sfrutto il fumetto Disney per parlare di scienza. Ci sono anche i video esclusivamente scientifici ogni tanto. Per cui, uomo avvisato, mezzo salvato, come si suol dire. E quindi è arrivato adesso, finalmente, il momento dei saluti a tutti.